Si chiama Creazione Startup di Nuove Imprese, il progetto realizzato dalle Camere di Commercio di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Piacenza e Rimini a favore di 25 giovani aspiranti imprenditori che hanno avuto la possibilità di dare vita alle loro imprese innovative. Il programma coordinato da Union Camere in collaborazione con IFOA e CTC ha offerto informazioni e orientamento alla cultura d'impresa. Mariangela Ciavarella. Imprenditori si cresce. Lo sanno bene gli 11 giovani che grazie a Union Camere Emilia Romagna hanno potuto dare vita al loro progetto di startup nell'ambito del programma finanziato da Fondo di Perequazione 2014 per una somma complessiva di 400.000 euro. Loro, insieme agli altri 14 aspiranti imprenditori che ultimeranno il loro percorso con la registrazione a breve, sono tra i fondatori delle 8.762 nuove imprese iscritte in Emilia Romagna nella prima parte del 2016, un trend positivo che nel 2015 ha toccato quota 27.292. Il progetto ha coinvolto 5 camere di commercio e sono oltre 600 le iniziative che noi speriamo vadano in porto. Poi abbiamo un'altra serie di numeri confortanti, perché queste sono veramente le operazioni più strategiche che si possono fare per il futuro e lo sviluppo sia del sistema delle imprese sia dell'intero paese. Il percorso dei 25 aspiranti imprenditori è iniziato a dicembre 2015 con un percorso di orientamento che li ha aiutati a districarsi lungo il complesso iter burocratico. Le start-up hanno bisogno di formazione, hanno delle idee imprenditoriali anche brillanti, ma hanno bisogno di essere seguiti perché hanno bisogno di avere conoscenze anche economiche, conoscenze di management, conoscenze per fare un adeguato business plan, perché come sappiamo solo le imprese che nascono con un business plan molto solido sono quelle che poi riescono a affrontare le sfide dei mercati. Tante le idee che i neonati imprenditori hanno messo sul tavolo nel corso del progetto, ma il denominatore comune è sempre l'integrazione delle nuove tecnologie. Ci sono delle imprese che riprendono attività tradizionali che però vengono sempre riviste alla luce delle nuove tecnologie, dell'informatica, della capacità di ridurre processi e materiali, cioè praticamente tutta l'attività manifatturiera è caratterizzata dalla crescita delle nuove tecnologie sia a livello di miniaturizzazione sia a livello di applicazione dell'informatica.